la primavera era arrivata da un pezzo, anche se era difficile crederlo. Ancora non si erano viste le belle e luminose mattine che tutti aspettavamo. Ogni giorno, al nostro ingresso a scuola, c'erano nuvoloni grigi carichi di pioggia. Sembrava che il bel tempo non dovesse più arrivare. Per fortuna, però, c'era la mia amica Jessica. Era bello arrivare a scuola con 5 minuti di anticipo e fermarmi a chiacchierare con lei. Ehi Jessica, hai studiato per l'interrogazione di geografia? Sì, come sempre, ma tanto che ci cambia. Anche se studiamo, quella prof ci mette comunque 4. Dai, non essere pessimista. Non può andare sempre tutto storto. E tu, sfigata, cosa ci fai con questo perdente? Ma non vedi che non vale nulla? Non è vero che non vale niente, perché ve la prendete sempre con lui? Certo, tra perdenti si intendono. Lasciatela stare! Questo cerca risse. Beh, accontentiamo. Biancodon! Questa volta se li salvi. Ma non finisce qui. Ma dopo cosa ci faranno? Vedrai che in qualche modo ce la faremo. Non credo sarà così semplice. All'intervallo i bulli ripartirono all'attacco. Io non riuscivo ad immaginare cosa sarebbe potuto succedere. Avevo molta paura, ma non volevo subire quella cattiveria gratuita. Adesso che cosa ci faranno? Stai tranquilla. Non perdere la calma. Bene, bene. Ancora devi spiegarti assieme. Questa volta vi spezzeremo davvero le ossa. Vi conviene lasciarci in pace, se no vi beccherete una sospensione. Questa volta ve la do io una lezione. Certo, certo. Muoio dalla paura. Hai visto? Sono stato forte, eh? La, la, la. Ehi Jessie, com'è andata la partita di pallavolo? Sì, bene. Qualche giorno dopo mi resi conto che la mia più cara amica si stava allontanando da me. Ogni giorno di più. Forse la stavo perdendo. Jessica, ma cos'è successo? Niente, lasciami solo. Pensai inizialmente che la causa fosse lo scontro con i bulli, la brutta figura che avevo fatto, oppure il fatto che non ero stato in grado di proteggerla. La chiamai per chiederglielo. Ma va, non è per quello. È solo, è meglio che non ci sentiamo più. Jessica, puoi dirmi cosa ti succede? Magari posso aiutarti. Jessica, ci sei? Non posso spiegarti. Non puoi capire. Non mi scrisse più dopo quell'episodio. Cercai di contattarla più volte, ma niente. Lei visualizzava i messaggi e non rispondeva. Poi, un giorno, mi bloccò sia su WhatsApp sia su Instagram. La incrociavo sulla scuola, sembrava molto triste. Io di più. Non sapevo più cosa fare, io le volevo bene. Era una tortura questa situazione.
mi sentivo distrutto. Poi, un giorno, inaspettatamente, qualcosa è cambiato. Concentrati immediatamente, perché se adesso non stai attento a quello che facciamo, sono guai seri. Hai capito? È chiaro? Ah, ecco. Senti, Kevin, io ti amo. Questo l'avevo capito. Ma perché ti sei allontanata così nell'ultimo periodo? Ci sono rimasto male. Mi spiace, non volevo farti soffrire. È solo che mio padre aveva ricevuto un'offerta di lavoro. Ma questo che c'entra? C'entra, lasciami raccontare. Insomma, per questa offerta di lavoro io e papà dovevamo trasferirci in un'altra città. E io stavo malissimo e pensavo che allontanandomi da te tutto sarebbe stato più semplice. Infine però mio padre il lavoro non l'ha accettato e io mi sono allontanata dall'unico che mi capisce. Il mio migliore amico, l'unico che amo. Ti devo confessare che anch'io ti amo. Me ne sono reso conto nell'ultimo periodo. Forte. Queste cose succedono solo nei sogni. Che sogno è la realtà. Dietro le riprese, come sta Jessica? La protagonista. Noi siamo che portate la protagonista perché siamo. Cioè, noi passiamo dietro la protagonista, raga. Silenzio! Vieni, stai. Non riprendere. Ma che ce ne siamo? No, è la batteria! Aspetta, facciamo fare niente tra i tutti. E invece. Fammi vedere. Bacci stalline. Buongiorno. Dai! Dai, capito! Ho capito un volo!